Salve a tutti amici, in questo video parliamo di bibite gassate e soprattutto ne parliamo in un contesto di dieta. Mi sono informato, ho fatto delle ricerche soprattutto perché non riuscivo a capire come le bibite a zero calorie facessero ingrassare, quindi pensavo fosse un po' una trovata, invece ho capito perché. Alla fine ho guardato diverse ricerche, adesso ve lo spiego. Allora, da un po' di tempo ci sono sulla nostra tavola, diciamo così, in commercio, le bibite a zero calorie che avendo appunto zero calorie, uno dice non posso ingrassare con, che so, una Coca zero rispetto alla Coca normale. Effettivamente è vero, infatti quelle sono sicuramente migliori dal punto di vista di apporto calorico, perché o sono esenti o sono veramente minimali. Però, c'è da dire però, purtroppo c'è un meccanismo del nostro corpo che viene ingannato da questi dolcificanti artificiali. Al di là del fatto che possono fare bene o male, quindi le bibite andrebbero evitate per la dieta, sarebbe meglio sempre l'acqua naturale, sempre, per dimagrire o per stare comunque in forma. C'è questo problema che quando noi si ingerisce questa sostanza con questo dolcificante artificiale, il nostro corpo crede di dover bruciare un tot di calorie e invece vede che non ce ne sono affatto. E quindi cosa succede? Abituandosi a bere sempre queste bibite, soprattutto durante questo stesso pasto, il corpo non riesce a bruciare bene le calorie che arrivano dal cibo o dal resto degli alimenti. Ecco che quindi alla fine si ingrassa comunque. Pare che comunque a livello generale si ingrassi meno che con la bibita normale, però questo vuol dire che sì, è possibile bere queste bibite, magari visto che incide anche su quello che mangiamo nel frattempo, sarebbe meglio lontano dai pasti, possibilmente. Anche perché mettono appetito queste bibite con questi dolcificanti artificiali, però vabbè, ci sono tante sostanze che mettono appetito, quindi non è solo questo il caso. Quindi berle non regolarmente, magari il meno possibile, concederlo quando si vuole, però senza esagerare, ecco, quindi non è che è una cosa che fa così estremamente male per la nostra dieta, purché non si esagera. Infatti ci sono delle diete che le includono, le bibite a zero calorie, altre invece che le proibiscono. Però se poi andate a chiedere ma perché sono proibite, non vi dicono che è questo il problema, quello del, diciamo, dell'allupo al lupo che fa il nostro corpo e che poi non brucia le vere calorie che deve bruciare. Quindi io sono arrivato ad una soluzione. È vero che le bibite migliori in generale sarebbero tipo il tè verde, quelle non gassate, però è vero che tutti, mi ci metto anche me nel mezzo, siamo un po' dipendenti da delle bibite gassate, quindi che cosa fare? Una soluzione ci sarebbe, perlomeno nel mio caso funziona benissimo, quella di sostituire le bibite gassate con acqua lievemente frizzante, effervescente, effervescente o frizzante. Perché questo? Perché l'effervescente naturale, come può essere, che so, Oliveto o altre marche, quelle anche più economiche, ho visto, quelle effervescenti hanno un certo sapore comunque e dà un che di bibita, quindi anche quelle stimolano l'appetito, quindi va bene, da quel punto di vista non sono ottime, però ovviamente non contengono calorie e non fanno assolutamente male. Anche l'acqua frizzante assolutamente male non fa. Poi c'è da dire, certo, gonfia, il gas gonfia, sì, ma il gas viene espulso, quindi se non siete bevitori accaniti di bevande gassate, di acqua frizzante tutti i giorni, il gas tende a espellersi dal corpo, quindi non rovina la vostra dieta. L'importante è che non ci sia il grasso, quindi il gas si può togliere, quindi basta bere di meno. Quindi, se possibile, io sostituirei le bevute di bevande analcoliche, alcoliche o comunque anche zero con acqua lievemente frizzante. Per chi ci riesce, se no, basta semplicemente ridurre le bibite zero. Quindi non dico di non comprare le bibite zero e di preferire quelle di prima, vanno bene queste, solo state attenti al dosaggio. E non saprei neanche darvi un dosaggio ben preciso, cercate solo di, non so, non bere tutti i giorni, soprattutto di non berle ai pasti, perché non è che faccia bene anche alle vostre analisi del sangue con tutta quella roba che contengono le bibite. Cercate di berle per occasioni, non ai pasti, semplicemente, mentre invece l'acqua lievemente frizzante o frizzante senza nessun problema potete berla anche ai pasti. Questo è anche un via libera che vi danno i dietologi. Un saluto a tutti.